di questa provincia, che già non ce n'è, quindi continuiamo a perdere la costruzione. È stato tagliato 1 milione di chilometri e qui abbiamo massacrato anche l'utenza, perché se calcoliamo che siamo una provincia che ci reputiamo, una provincia dove c'è il turismo, pensiamo in queste giornate che la notte si sta allontanando, alle 8:30 è l'ultima corsa per Ventimiglia o per Andorra. Quindi chi è magari in soggiorno a Piano Marina, se è a Sanremo, deve scappare alle 8:30, perché se no non può rientrare nell'albergo. No? Magari vorrebbe cenare a Sanremo, però deve darsi di corsa a Piano Marina perché non ha le corse. Quindi abbiamo una situazione dove abbiamo creato del malcontento all'utenza, perché sappiamo quello che c'è stato, abbiamo peggiorato la situazione dei posti di lavoro, abbiamo peggiorato un mucchio di condizioni. Oggi andiamo a parlare anche di peggiorare ancora di più i lavoratori di trasporto. Per quanto riguarda poi il CDS, che come diceva Vesco è stato un lungo parto che non ha portato a niente, calcoliamo che se noi fossimo partiti a luglio con l'accordo che hanno fatto a Genova, perché la rottura su quell'accordo qual è stata? Non è stata una rottura perché noi non lo volevamo. Noi l'accordo di Genova ci va bene, ma il problema qual era? Che noi volevamo la copertura di quel periodo che a livello nazionale non dava, non potevamo permetterci di lasciare i lavoratori per 7-8 mesi a casa senza un euro, perché sennò queste famiglie sarebbero andate in sfascio, perché non potevano più pagarsi magari il mutuo della casa. Dovevamo dargli qualcosa e noi cosa abbiamo detto all'azienda? Anticipate i soldi del CDS per arrivare che quando si sbloccano ve li riprendete e quindi il gettito a livello nazionale sarebbe rientrato. Se noi li avessimo fatti a luglio, oggi l'azienda inizierebbe a prendere il gettito a livello nazionale, perché a Genova mi sembra che stia andando. La rottura è stata su quello, non è stata una volontà, ma non c'era la copertura a livello aziendale delle risorse per il mantenimento di queste persone che andavano in CDS, cioè quelli che andavano a zero ore, andavano a zero stipendio. E se lo Stato, come abbiamo visto a Genova, per l'apertura e tutto si è prolungata, che mi sembra sia passato 8 mesi se non sbaglio, 8-9 mesi, vuol dire che noi avevamo delle persone per 8-9 mesi senza stipendio a casa. Ma chi se la prende una responsabilità? Noi a livello sindacale non potevamo. Quindi non siamo riusciti a chiudere i contratti, la contrattazione dei CDS. Siamo arrivati a fare un discorso di un contratto di solidarietà, parliamo all'interno, e abbiamo cercato di portare un accordo dove i lavoratori ci avrebbero messo una parte per riuscire a consapevolmente a portare avanti questa azienda. Il problema è che noi adesso dobbiamo avere delle risposte, nel senso che se mancano 3 milioni di euro, non si può pensare che il recupero dei 3 milioni di euro lo facciano solamente i lavoratori, ma devono essere anche comuni, provincia, regioni, che ci devono dire quello che ci riescono a mettere. In base a quello che metteranno loro, cercheremo poi, se al nostro interno riusciamo a raggiungere il recupero che manca, perché se andiamo a vedere su quell'accordo, che non era poco, eravamo arrivati già a recuperare 2 milioni di euro. 2.200.000 euro a Genova, tra recuperi del orario di lavoro, perché si dava dell'orario di lavoro, orario di lavoro pro capite, erano 14 giornate così a pro capite che si davano senza nessun indennizzo. Quindi, cioè, non è che i lavoratori non avessero intenzione di me, però ci siamo trovati dietro alla volontà di voler recuperare 3 milioni di euro solamente dalla parte della lavoratori. E se il trasporto pubblico è un servizio sociale, non capisco perché la socialità non è solo i lavoratori della linea di trasporti, perché noi siamo lì per eseguire un servizio, se ce lo dobbiamo anche pagare, cioè lo facciamo e ce lo paghiamo, non ci va bene. Il discorso è che io oggi mi è parso un po' strano questa cosa, perché sono tutti d'accordo che i comuni adesso ci devono mettere dei soldi, prima non ci potevamo pensare prima, prima tutti dicevano no, cioè bisogna che i comuni si mettono lì e dicono va bene, troviamo queste risorse se vogliamo avere ancora un servizio in questa provincia. Perché